Benvenuti a questo spazio culturale che ho creato per voi oggi. È stata per me una bella goduria rincontrare il professor Vittorio Sgarbi. Dico rincontrare perché lo avevo già incontrato in diverse circostanze. La prima fu all'università quando egli ci fece una bellissima lezione inerente alla legislazione dei beni culturali. Me la ricordo ancora, fu spettacolare. Stavolta l'occasione è stata la presentazione del suo ultimo libro, Il Novecento di Vittorio Sgarbi, appunto. In verità questo è l'ultimo libro inerente a una collana che egli ha fatto sulla storia dell'arte. Quindi partiamo dal XII secolo per arrivare al XIX e poi appunto gli ultimi due sono sulla storia dell'arte, potremmo dire contemporanea, anche se per egli tutta l'arte è contemporanea, no? Da un punto di vista filosofico, perché molto spesso le persone sono già morte, ma le opere d'arte vivono ancora e quello che c'è è contemporaneo e talvolta l'opera lasciata è più contemporanea delle persone che ci sono. Un libro molto interessante, tra l'altro vi metterò in copertina o qui da qualche parte la foto che mi sono fatta con il professore, che saluto se dovesse vedere questo video. Una storia dell'arte particolare, un tesoro d'Italia, perché poi tutta la collana si chiama Tesoro d'Italia perché sta a significare di come in Italia abbiamo veramente un tesoro, che sono che cosa di meglio delle nostre pitture, sculture, architetture e così via. Però spesso sono proprio molto spesso gli italiani che non sono a conoscenza di quello che hanno e talvolta gli stranieri invece se ne occupano. Invece dovremmo ritornare un po' alle nostre radici, alle nostre origini e alla nostra cultura, perché abbiamo un tesoro, io oserei dire un tesoro nascosto, che dobbiamo sempre conoscere e anche valorizzare. Questo dovrebbe spettare sempre di più ai politici, ma anche a noi stessi, cioè perlomeno conoscerlo. E questi tomi del professor Vittorio Sgarbi si muovono in quella direzione. Una storia dell'arte che è quasi, che è una catarsi, oserei dire. Poi egli ha questo modo di scrivere molto bello, che sono quasi delle, talvolta delle poesie che egli scrive alle opere dell'arte. Lo oserei definire quasi un filantropo da questo punto di vista, perché ci fa capire spesso come egli non abbia esattamente un artista preferito. Parafrasando questo in maniera simpatica, ma anche proprio godereccia e pertinente, folcloristica, appunto, potrei dire che Conte Mascetti, no? Che tutti conoscete, che poi è stato ispirato veramente a una persona qua che è realmente esistita, che andava a prendere caffè sempre, no? In quel bar, dico di amici miei, in quel bar di Laddarno. Per lui, no? La donna giusta era sempre, voleva sempre beccare, la donna perfetta e preferita era la prossima. Ecco, parafrasandola da un punto di vista culturale, anche per il professore l'opera d'arte migliore, la preferita, non c'è, è sempre la prossima. Infatti egli è sempre alla ricerca in Italia di questi artisti minori, sconosciuti, che poi inserisce nei suoi lavori molto preziosi. Artisti che magari semplicemente non hanno avuto degli sponsor nel corso della storia, così famosi come ce l'hanno avuti altri. E quindi magari con il professore possono, per così dire, riemergere e rivivere. Vi vado a leggere quello che scrive qua. I volumi del Tesoro d'Italia e in particolare i due tomi dedicati al Novecento sono fortemente carsici, pur dando conto di una storia dell'arte del Novecento che tutti conoscete. In questo secondo volume, come nel precedente, io indico molte vite eccitate dalla comunicazione, a fianco di artisti straordinari invece abbandonati e dimenticati. Non ho seguito ideologie, sentimenti, emozioni e passioni personali, ma ho cercato di garantire a ogni artista lo spazio che merita. La
notorietà spesso non indica il valore, e il mio compito è stato quello di far emergere in questo secolo così complesso, così breve, così ricco, una quantità di autori dimenticati che rappresentano la parte più suggestiva di questo percorso. Vi esorto a leggere il mio Novecento come qualcosa che sarà per voi rivelazione di percorsi segreti, di sentieri interrotti e di meravigliosi artisti sconosciuti. Questo è dall'introduzione del professor Vittorio Sgarbi. Quindi egli ha degli artisti che anche lui preferisce, però riesce a mantenere questo occhio oggettivo. Questa secondo me è la cosa interessante che non tutti conoscono del professore, che invece magari è molto conosciuto per le sue apparizioni televisive, anche per il suo essere politico, però poi c'è anche lo Sgarbi storico e critico d'arte, che per certi versi veramente riesce a dare proprio degli spunti di riflessione, oserei dire proprio in ogni senso, culturali, spirituali, antropologici, proprio veramente eccezionale. Quindi io ho tutti, come vi ho detto, ho tutti i libri qua autografati, mi ha fatto innumerevoli dediche. E è un libro che, appunto, poi non vi faccio i nomi degli artisti, eccetera, artisti famosi in tutto questo percorso, a cui affianca altri meno famosi, magari allievi o così via, di quelli più famosi e via dicendo. Ecco, una lettura consigliata, magari potreste scegliere uno dei vari libri, magari rispettando anche quello che il periodo storico che più vi aggrada, magari potreste iniziare in questa maniera. Una lettura questa che io sicuramente godereccia e che vi posso consigliare. E allora vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, come sempre ho voluto condividere con voi questo mio incontro con il professor Sgarbi e questo suo libro, che anzi questi suoi libri che sono appunto molto interessanti. Vi saluto cordialmente e vi rimando alla mia prossima apparizione. Arrivederci.